Oh, ma questo non cantava solo la mattina? Già mi ha rotto a me. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati su Farming Simulator 19. Questo gioco mi piace sempre di più, mi ci sto appassionando tanto. Qualcosina ho iniziato a capirla, ma ci sta un mondo di cose qua dentro che ancora non mi so chiare. Quindi, come al solito, siccome dico sempre che sono neofita, ci dovete avere un po' di pazienza se faccio casini in qualche cosa o combino dei guai. Almeno per me è molto difficile. Abbiamo iniziato con la modalità, quella in cui abbiamo pochi soldi, dobbiamo comprare tutti i macchinari. Ho scelto la fattoria e la sto portando avanti. Adesso lo andremo a vedere insieme perché oggi dobbiamo fare un paio di cosette interessanti. Sentite il rumore? Questa è una delle novità, ragazzi. Allora, piccolo recap di quello che ho fatto in off camera. Praticamente innanzitutto ho comprato un po' di galline. Ne ho comprate 10, ho comprato il gallo, eccolo qua. E se ne hanno un po' a spasso così, perché diciamo che è un pollaio di quelli tutti aperti, insomma, le galline vanno dove gli pare. Ne ho pure acciaccata una prima col trattore, per sbaglio, per fortuna non schiattano, quindi diciamo questo è un buon vantaggio, anche perché se no tempo 3-4 manovre avevo finite le galline. Ora però voglio andare a comprare lo scopettone, perché praticamente le galline devono stare in un ambiente pulito e io mi sono comprato, cioè mi sono messo la mod per avere lo scopettone. Addirittura comprare lo scopettone usato mi pare un po' eccessivo, compriamo uno nuovo. In realtà voglio mettere il punto di consegna qui, così quando ci arriva la merce, effettivamente la merce ce la consegnano al cancello, ragazzi, non è che ce la consegnano a spasso al centro della fattoria. Oh, ma questo non cantava solo la mattina? Già mi ha rotto a me. C'è lo scopettone che si tira su da solo, vabbè, avrà visto una scopa. Questa battutaccia proprio, mamma mia, ragazzi, questa la taglio, dai. Allora, a parte le galline, ho sistemato in questa parte della fattoria, che tecnicamente non so cos'è, per metterci i semi e per metterci il mangime per le galline. So che il mangime per le galline in realtà lo posso anche fare da solo, prendendo una parte del frumento che io coltivo, ma siccome non voglio coltivare frumento, perlomeno questa era l'idea, per ora l'ho comprato. Andando ai campi, anzi andando al campo, perché per ora c'ho solo il campo 12. Ta-da! Ok, è in fase di crescita. Che c'ho piantato qui? Frumento, perfetto, ci ho piantato il frumento, proprio perché non volevo piantare il frumento, ma evidentemente mi sono scordato a schiacciare il seme giusto quando ho piantato bene, ragazzi, quindi mi rimangio tutto quello che ho detto sul fatto che le galline non c'hanno il mangime, o praticamente posso vendere il mangime ai galline di qualcun altro. Questa parte è in fase di crescita anche avanzata, questa è in fase di crescita semplice e questa qui è piantata per ora, perché siccome ho installato la season e ho messo i giorni necessari a 3 per stagione, ci ho messo tantissimo a lavorare questo campo col seminatore e avevo aumentato la velocità a più 120. Quindi praticamente mentre finivo di seminare la prima parte del campo e andavo a fare gli altri pezzi, mano a mano, essendo la velocità aumentata, il pezzo dietro già la stava a crescere. Poi, altra cosa importante, in realtà, ho installato la mod dei terzisti. Difatti, se io schiaccio questo, questo e questo, eccolo qua, mi appare il menu dei terzisti. Che vuol dire? Io posso scegliere che lavoro voglio fare sul campo e a seconda del lavoro che voglio fare mi scelgo chi lo farà, quanto tempo ci mette, a seconda del tempo pure quanto gli devo dare. C'ha senso sta cosa? In alcuni casi ci può avere senso, tipo in questo caso, in questa partita specifica, io di fatto ho speso 100.000 euro praticamente per comprare la trebbia. Dopodiché il Contra, giustamente, che è uno studiato, mi ha consigliato e dice: invece di comprarti la trebbia te potevi comprare un altro campo e per il momento dare la mietitura ai terzisti, cioè viene uno con la sua mietitrebbia, te trebbia al campo, che è una cosa che si fa così nell'agricoltura, perché di base conviene comprare i macchinari piccoli e noleggiare i macchinari grossi. Quindi sostanzialmente ho fatto una cacchiata. Certo è che adesso siamo rimasti con 65.000 euro e prima che potremo raccogliere il frumento che abbiamo seminato per sbaglio bisogna aspettare l'estate. Non manca tantissimo, però insomma, se noi lo andiamo a raccogliere qui non è detto che sia il momento giusto per venderlo, perché il frumento ha il suo periodo di vendita come prezzo più alto in inverno, all'inizio dell'inverno proprio. Quindi noi praticamente sostanzialmente dobbiamo riuscire a campare fino a inizio d'inverno. Non c'è un grosso problema, però
insomma, era meglio se facevo quell'altra cosa. Detto questo, oggi, visto che il campo l'avevamo fatto e dobbiamo solo aspettare che cresce, per ora la velocità del gioco l'ho lasciata a 5, poi dopo magari la riavvio quando servirà ad andare avanti veloce. Volevo fare sostanzialmente due cose. La prima cosa da fare è noleggiare una cisterna per portare la benzina alla trebbia. Andiamo su varie e qui abbiamo le cisterne per trasportare le cose. Ora effettivamente questa qui, se io la vado a configurare, mi costa usata 5780. È vero che per noleggiarla mi costa solo 294 euro. Quante volte gli adoro portare benzina alla trebbia prima che me la ripago? Ah, non lo so, forse mi converrebbe comprarla a sto punto, in modo che quando vado a fare benzina una volta, poi ci posso fare benzina per tutti i mezzi praticamente, senza doverli portare fino a lì. Questo secondo me potrebbe essere un acquisto che c'ha un senso, quindi a sto punto noi se la compriamo. Andiamo a prendere il trattore, questo qui, sganciamo il seminatore. Ragazzi, voglio fare i soldi soprattutto per comprarmi un trattore come si deve, perché a me questi trattori qui proprio non mi piacciono, però per il momento siamo poveri e questi due qua, occhio a schiacciare il gallo che dopo le galline sono tristi. Vai al benzinaio, vai ciccio. Ora, mentre ciccio se ne va al benzinaio, schiacciandomi tra parentesi tutte le galline nuove, noi facciamo un'altra cosa importantissima. C'è il cancello chiuso, ciccio. Noi adesso installeremo la mod del cancello elettrico, ragazzi, perché sennò tutte le volte mi tocca scendere a aprire il cancello. Questo. Altra cosa importante che voglio fare oggi, voglio andare a comprare mucche, ragazzi. C'ho tutta la muccheria lì. Questi costano veramente uno sproposito. Quindi questo qui che trasporta 6 mucche, 9 maiali, 10 pecore questo porta. Praticamente c'è stato tutto il menù di Pasquetta. Lo andiamo a noleggiare. Ora io non c'ho idea quanto costi una mucca, raga. Magari 6 mucche manco me le posso permettere perché ho 58.000 euro. Così, indagine di mercato. Quanto costa secondo l'una di X una mucca? Non penso che la mucca si calcoli col... come dal macellaio, perché insomma se dal macellaio una bistecca così ti costa 7 euro. Ma non so quante bistecche ci escono con una mucca. Secondo me una mucca costa 1000 euro. Parata proprio così, non c'è un'idea, raga. Il mercante del bestiame sta qui, noi stiamo qui, quindi giriamo a destra, è facile, giriamo a destra, facciamo sto coso, giriamo la prima a destra e poi giriamo la prima a sinistra, facilissimo. Apriamo la finestra animali. Ok, questo venne solo i cavalli. Allora dovete chiamare il mercante dei cavalli, non il mercante del bestiame. Qui c'è un altro del mercante del bestiame, eccolo qui. Ok, apri finestra animali. Una mucca costa 2500 euro, porca zozza e botta, raga. Questa razza è nota per la loro resa alla macellazione, porelle però. Io sono sempre stato a favore dei mucche, ragazzi. Cioè, mi sono sempre chiesto perché la gente... Oh, il cavallo no, non lo mangio, la mucca sì. Ma perché la mucca sì, porella? Cioè, io, boh, sta discriminazione nei confronti dei mucche non ho mai capito. O te mangi da piccole. Se riescono a campare, gli levi il latte tutti i giorni e te bevi il latte, poi una certa te mangi pure e gli fai pure la discriminazione ai mucche. Boh, non la capirò mai sta cosa. Io voglio una mucca, quella standard di serie. Voglio la mucca frisona, che è quella che c'è sta in Italia. Io vedo questa in giro, voglio la mucca frisona. Ora, adesso dovrebbero stare dentro, è che è lì. Questa diciamo che è un'inquadratura poco a favore di camera, però insomma, vabbè. Ma la domanda è, come ce le faccio entrare le mucche là dentro? Ok, devo prendere e mettere qui il trattore. Ah, forse devo solo fare così? Olè. Allora forse non serviamo a fare tutto sto casino, ragazzi. Intanto noi qui dovremmo riuscire a dare da mangiare mucche, mo. Queste mangiano il foraggio e fino a qui ci sono arrivato pure io. Ma come io passo? Questo che è? Come io do da mangiare? Ah, qui c'è qualcosa per dargli da mangiare. No, questo è per l'acqua, forse? Bene, ragazzi, arrivati a questo punto io non so se gli devo dare da bere, se gli devo da mangiare, sicuramente sì, ma non so dove lo devo mettere. E soprattutto che cosa gli devo dare da mangiare. Quindi tutti i consigli sono ben accenti. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io adesso salvo la partita così, perché sennò mi muoiono e mucche, de fame e de sete. Siccome mi sono costati
Luca Puccioni Luna, insomma, vorrei evitare, sinceramente. Poi mi dispiace pure me, mucca, anche perché sennò poi mi tocca mangiarmele, ma so pure rachitiche. Io salvo qui la partita così e mucche non muoiono. E prima di registrare il prossimo episodio, spero che mi lasciate qui sotto nei commenti i suggerimenti che mi servono con queste mucche. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, seguite la serie, iscrivetevi al canale e, come al solito, se dovete darmi suggerimenti di qualsiasi tipo, a parte quelli delle mucche, scriveteli qua sotto perché io li leggo sempre ben volentieri. Non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme e, come al solito, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ah, a proposito, ragazzi, io spesso Farming Simulator lo porto in live sul canale Viola. Trovate i riferimenti qui sotto nella descrizione del video, quindi vi aspetto. Ciao!